Abbiamo in sala Lucas Chenato, che è l'autore di un testo che è girato in tutto il Veneto, no? Veneto è chi Veneto fa, che è una frase meravigliosa che esprime la nostra mentalità, che da sempre, da secoli non è razzista ed è anzi inclusiva, al contrario di quello che dicono gli italiani. Lui vive in Svizzera, quindi il collegamento con l'introduzione di Gianfranco è consono, e chiedo che venga qui a darci il suo saluto. Salve a tutti, mi abito da 3 anni nel magnifico comune di Giubiasco, in Ticino, e adesso parlo veneto perché te rendi conto che non te rei quando non te rei più, e quindi parlo in Veneto perché posso parlare in Veneto qua. E niente, saluto tutti, sono contento di essere qua. Vedendo la situazione dello Stato italiano e vedendo la situazione della Svizzera, mi voglio solo dire che un altro Stato è possibile, perché da 3 anni mi vedo le cose in un modo diverso, nel senso che vedo come la gente abitua, come diceva prima, a essere partecipe, a avere una mentalità di voler capire le cose, di voler votare su tutto. Negli ultimi mesi in Svizzera che vota per l'acquisto di caccia militari, gli ha detto no, non vogliamo caccia militari, gli ha votato sull'immigrazione, gli ha votato anni fa su diminuire il traffico nelle Alpi, gli vota su tutto, come quasi. Gli si informa, gli guarda, gli dibatte e dopo gli vota. E gli è contenti, cioè si può fare, non è una roba aliena, non è una roba fuori dal mondo. Lui si informa, gli dibatte, a volte gli vota delle robe, non, insomma, vabbè, non si può essere sempre d'accordo con tutto, però alla fine vota, gli è contenti. Noi è nella comunità europea dell'Unione Europea, questo può essere un bene, può essere un male, dipende dal punto di vista. Fa parte di Schengen, però lui vota e è molto pragmatici, nel senso, durante le votazioni del plebiscito, mi sono andato a cena da un mio amico svizzero e mi ha detto: ma allora te lo sai, va il passaporto veneto? Mi fa: no, aspetta, aspetta, aspetta un attimino. Se molto che fare. E non ho visto chiusure, non ho visto cose, oh, si fuori dal mondo, cosa vuoi fare? Perché mi hanno spiegato, insomma, guarda che qua siamo in Veneto, siamo messi in mia, ma sapete, insomma, sotto lo Stato italiano, ogni anno è una rubavia totale, la burocrazia, leggi, qua, la solita roba. E mi fa: beh, allora cosa, perché non lo fai così? Come che avevi fatto fin adesso a stare qua? E quindi questo è il messaggio, piccolo messaggio che voglio darvi, che lei è fattibile, lei è una roba, non è una roba fuori dal mondo, che basta informarsi, bisogna partecipare, essere attivi. Torno un attimo esempio dai nostri amici svizzeri, che se può fare, fine. Sì? Il cittadino svizzero, la cittadina svizzero alla fine, nel senso, lui è cittadino del comune, il comune le fa parte del cantone, il cantone fa parte della confederazione. Quando mi un giorno diventerò cittadino svizzero, se me la sa, diventerò cittadino del comune, che a sua volta trasmetterà al cantone, che a sua volta trasmetterà alla confederazione.
il livello, ogni comune ha tanta autonomia, nel senso che mi fa un lavoro, un mio collega fa lavoro in un stesso identico lavoro, stesso identico stipendio in un comune di fianco, mi magari pago più tasse, lui paga di manco, perché ogni comune ha le sue tasse, la sua torta di tasse che resta del comune. Ogni cantone ha la sua fiscalità cantonale e dopo che è una fiscalità uguale per la Svizzera, per tutta la confederazione. Però ogni comune è autonomo. La confederazione è, non, diciamo che è abbastanza mobilità, quindi è normale che uno che viene dal canton Zurigo, dal canton Svito e venga ad abitare nel canton Ticino, e normalmente parla l'italiano, impara l'italiano e può anche essere eletto nei comuni, nel parlamento ticinese. Però ogni cantone ha la sua costituzione, ogni cantone è autonomo sotto tantissimi punti di vista, anche se ultimamente io devo cercare di uniformare un po', ma alla fine ogni cantone è un piccolo stato. La Confederazione Svizzera è un'unione di tanti stati indipendenti che si confederà perché hanno una visione comune, nonostante che insipia quattro culture, quattro lingue completamente diversi, mentalità diverse, però aveva una comunione di intenti, un'unità, un sentire comune che ha fatto sì che si capì unio per essere sicuri d'accordo. Non è il paradiso la Svizzera, non è il paradiso, perché ha tanti problemi anche in Svizzera, non è il paradiso in terra, però le persone li rispettano e il cittadino ha accesso immediato alla cosa pubblica. Perché se nel mio comune di 8.000 abitanti si vede che fa una spesa folle qualcosa, il cittadino viene dalla casa, va al comune a 200 metri e gli dice no, vabbè, non mi è ben così. E in caso sfiducia, referendum comunale, delle gli strumenti per essere attivi e bloccare robe che non vanno via bene. Beh, Luca che ha scritto un libro che si chiama Il Veneto è chi Veneto fa, il senso penso sia proprio questo. No, soprattutto nei cantoni di lingua tedesca, per modo di dire, per in Svizzera è il 30% dei residenti stranieri, nel senso che non ha passaporto svizzero, ma anche gli stranieri, soprattutto nel cantone di lingua tedesca, gli parla tutti i Schweizerdeutsch, che è non è un tedesco, vedi i buteletti dei neri indiani d'origine asiatica, che con i suoi amichetti parla Schweizerdeutsch, perché è un modo inclusivo, diciamo. Dopo che nel senso, uno svizzero tedesco non vede un bambino nero e dice no, ti non ti simile a svizzero. E anche quelli, però è un sentimento comune, diciamo, nella Svizzera Duce, che fa in modo che si sia inclusi dentro, quindi ed è anche bello, nemmeno lo capisco mia, però è un stravolto, però nel senso è molto sentito dalla popolazione, e questo è si diventa soprattutto durante la seconda guerra, prima della seconda guerra mondiale, per differenziarsi dai tedeschi, perché loro gli svizzeri non avevano niente a che fare con il nazismo, e quindi per differenziarsi ha detto no, vada, noi siamo miei tedeschi, gli fa piacere, non pensare di poter venire a casa nostra a fare il tuo pan germanesimo per collegarsi a quello che abbiamo prima. Ecco, grazie mille.